può andare. Bene, nuovo appuntamento del Comitato Brenta Sicuro. Oggi siamo a Mira, è un centro importante, molto vasto, di 39.000 abitanti e che arriva all'Inter, è considerato Interland di Venezia, se non erro, come progetto futuro di città metropolitana. Una piccola introduzione, oggi sui quotidiani sono comparse due notizie proprio in pagine frontali, una che riguarda la Camera di Stati Generali sul dissesto e l'altra sulla Orte Mestre. Dalla parte degli Stati Generali si parla di riuscire a completare un'impresa che è quella della sicurezza idrogeologica, si parla di presa di coscienza del rischio, di possibilità di trovare delle soluzioni comuni. Per la Orte Mestre si parla di autorizzata dal CIPE, si fa appunto. Quindi la burocrazia, a nostro avviso, come comitato, a volte non c'entra nulla con le scelte politiche che si fanno. In questo caso, a nostro avviso, è una scelta scellerata, quindi non siamo d'accordo su questa scelta. Abbiamo con noi l'assessore alla edilizia, urbanistica, Klaus, assessore di Mira, e diamo a lui la parola. Gli chiediamo di raccontarci quello che succede dal punto di vista idrogeologico, le iniziative che ci sono in piedi. Prego. Sì, beh, Luciano, ti metti là. Non so se avevo un commento su questi due articoli o se parliamo già subito della situazione qui locale. Noi adesso siamo qui su un naviglio, questo è lo storico naviglio Brenta, che è per metà del suo corso in comune di Mira. È un monumento nazionale per le ville, i parchi, le opere idrauliche che ha, no? Però è non manutentato da almeno 50 anni. È un problema abbastanza grosso perché non è stato risezionato, non è stato scavato, gli argini vengono ultimamente, ci sono diverse frane, no? E adesso qui non si vede, ma sono tratte molto ampie di grottamenti e di voragini che hanno necessità di una manutenzione che non c'è, perché al massimo si fa la manutenzione ordinaria con 3 sfalci all'anno, che sono anche pochi ad opera del genio civile. Quindi ci sono pochi fondi anche solo per la manutenzione ordinaria, quindi 5 miliardi che adesso lei citava sull'articolo per il paese. Sono certo una cosa importante, finalmente si comincia, però sono una goccia, magari ci vorrebbe solo per il Veneto, ma è bene cominciare. È anche un nuovo modello di sviluppo, bisogna metterci in testa che questa cosa della sicurezza idraulica, della tutela del territorio, è un modello, non è una cosa distinta da altre, è un modello di sviluppo, no, perché deve partire dai parchi, no, dove le aree a rischio idrogeologico devono essere tutelate o comunque non consumate o essere messe a rischio, anche se poi gli agenti di variazione idraulica consentono di fare opere magari in biciclette. Bisogna avere più attenzione a quel territorio. Questo è in senso generale. Sulla Orte Mestre, da tempo si dice, abbiamo detto più volte, insomma, non serve perché quello che serve è la messa in sicurezza della Valle Romea. La Valle Romea è ben conosciuta per tutte le sue criticità e la preoccupazione è che, pensando a una grande autostrada che attraversa nord e sud della pianura, diciamo, del Veneto e poi della pianura del Basso Veneto, dell'Emilia Romagna, poi si dimentica dei veri problemi della Romea esistente e restiamo sempre da capo, certo. Facendo peggio, poi consumando risorse e territorio che non serve consumare. Tornando al discorso dei piani acque, cioè che tipo di iniziative state attuando per allora, i noi, che mi sembra ci siano? Noi qui allora abbiamo una serie di cristalli, elenco molto brevemente. Una è questa del naviglio, che ha bisogno di una manutenzione epocale, ma una continua manutenzione. Non solo per la questione idraulica, ma anche una grande risorsa qui. Vengono da tutto il mondo per percorrere in bicicletta questi spazi. Sono una grandissima opportunità anche turistica, anche del territorio. Adesso voi vedete qui un posto fortunato dove 20 anni fa è stata fatta questa piazzettina, è una piccola cosa, ma
se queste piccole attenzioni venissero svolte su tutto il corso dove ci sono aree degradate, spazi abbandonati, diventerebbe una risorsa anche economica enorme quello che si fa di cittadini. Solo questo modello che unisce l'acqua con il turismo, con la qualità paesaggistica ambientale, è ancora un modello da raggiungere. Quindi bisogna lavorare in questo senso. Certo, poi partivo da qua perché qui ci sono non sia verso Dolo che verso Malcontenta delle situazioni estremamente critiche, bisogna che la regione riesca a mettere le risorse necessarie. Ma poi noi abbiamo tutta la rete minore che è abbastanza in sofferenza, qui adesso tutta la parte di Oriago Sud della Finarda, è un canale Finarda che sminonda tutto l'ambito diciamo, di Oriago, che è in una sofferenza almeno da una decina d'anni, è stato chiesto di finanziamento alla regione, è di competenza regionale del consorzio, ma purtroppo non ci sono i fondi e quindi spesso anche a causa di questa incapacità di smaltimento delle aree sud di Oriago, ma Oriago è soltanto. Non parliamo delle fognature che mancano per il 50% della marinazione, quindi qui Mira ha una sua diciamo criticità cronica molto al di sopra di altri centri dell'Italia, che è stata costruita in modo molto diverso dai paesi tipo Oriago, Spinea, qui proprio c'è una marinazione che era la prima periferia di Mestre, che è stata impostata negli anni 50, non ci sono niente, non ci sono fognature, non ci sono strade sono larghe 4 metri, 3 metri. Non ci sono i marciapiedi, non c'è l'illuminazione pubblica e non c'è la capacità di assorbimento e smaltimento. Quindi è un'urbanizzazione che è un problema epocale, perché non è che puoi demolire le case per fare le strade. Quindi c'è una criticità cronica di convivenza con questo stato di instabilità. Instabilità è dal piccolo fino al più grande, proprio dalla stradina. Qui andiamo sempre su, dopo andremo a vedere il serraglio, vi spiegherò anche il perché. E sono lavori che ci vogliono decenni a fare, non è? Avendo certo. Neppure le risorse, questa è la situazione che abbiamo. Poi abbiamo il Ricino, abbiamo il Taro, oltre a questa direttrice est-ovest abbiamo la direttrice, c'è un incrocio vitale di tutto il sistema idraulico, diciamo, del centro del Valle, c'è un Ricino che viene giù e raccoglie le acque del Musone. Quindi si sommano le criticità di due bacini idrogeologici, quello del Musone e quello del Brenta. Si sono proprio qua su questo incrocio, questo qui è un posto che quando lo si vede in un congresso è tranquillo, ma fa paura, questo è un enorme caso. Diretto punto critico. Viene giù da Milano una valanga d'acqua e non riesce a essere smaltita di là, perché di là viene tenuto, viene diciamo in qualche modo laminato, quindi non ha posto di sfogo. Per cui a questo punto arriva da nord, arriva dal serraglio e torna indietro invece di andare là e si infila tutta giù con il nuovissimo. È nuovissimo. È un canale fatto ancora dagli anni che poi va a finire tutti verso Codevigo fino alla parte superiore. Ecco, questo qui è un fiume che fa paura quando e anche questo fiume il Daviglio, come lo vediamo, non ha manutenzioni e c'ha tutto, non viene scavato, non viene manutentato negli altri, e questa è una grande, perché questa qui è un'area urbanizzata ad altissima densità abitativa, quindi questo qui è un nodo fondamentale. Quindi un appello, un grande appello alla regione perché provveda alle manutenzioni. Da decenni. Ecco, noi abbiamo lanciato assieme al Genio Civile un incontro che abbiamo avuto, ci è venuta un'idea, nel senso che il Genio Civile sostiene che le rive devono assolutamente essere pulite da ogni tipo di vegetazione. Ma bisogna anche metterci le qualificazioni. Ci sono, certo, ci sono poi delle versioni molto diverse che parlano invece di argini tenuti dalle radici degli alberi. Ci piacerebbe, abbiamo lanciato agli amici del Marco Milesi, un tavolo di studio dove si discutano queste cose, si chiarisca finalmente se serve la vegetazione o se invece è dannosa, perché c'è questo punto di vista che è molto contrario. E non è una cosa secondaria, perché investire in pulizia sistematica delle rive e tagliare magari degli alberi che tengono è una cosa importante, quindi si potrebbero investire queste risorse in altre manutenzioni e in aspetti di criticità. Ok, parliamo. Sì,
tranquillamente se volete fare le inquadrature. Beh, direi che... se volete andiamo a vedere il serraglio. Direi che terminiamo qui le riprese e poi facciamo una fotografia anche dei punti successivi. Per quanto riguarda l'idrovia, credo sia corrente che c'è un progetto preliminare, finito il bando di gara, ci sono 7-8 progetti e credo che questo punto sia importante per tutti noi, prima di tutto i primi cittadini e le amministrazioni, ma anche i comitati, trovarci attorno a un tavolo e vedere qual è la soluzione migliore. Quindi credo sia finito il tempo dei no a prescindere o delle critiche senza vedere quello che può essere l'opera. Cosa dice di questo? Sì, l'idrovia è un tema molto sentito, come si sa, il Consiglio Comunale di Mira l'anno scorso, mi pare in luglio, in agosto, si è espresso penso all'unanimità, anzi attraverso mi pare una mozione delle minoranze anche, per mettere in dubbio questa struttura che sta andando avanti, perché hanno ravvisato una serie di impatti sul territorio mirese, ma anche una logica di insieme, prima ancora che gli impatti sul territorio mirese e sulla Luna, che forse va considerata questa soluzione nell'ambito di una serie di interventi che vanno più a vedere le cause, partendo da monte e venendo pian piano a valle, per vedere se queste cause si possono attenuare e arrivare fino a spunti critici più di pianura, se esiste anche un problema residuale o se questo si può diciamo, assolvere partendo dalle cause. Come se una casa piove dentro, devo pur partire dal tetto, mica faccio un punto di soggiorno perché non posso partire l'acqua, devo fare delle cose, lo dico in modo, devo dire, molto semplice, ma insomma, perché il problema idraulico non si risolve in un punto solo, con un colpo così. Genio, che non c'è. No, ma tra l'altro assorbendo tantissime risorse che non ci sono e dopo tutto il resto, cioè, io penso che voi conoscete anche forse meglio di noi l'albero del Brenta, tutte le cose, adesso abbiamo parlato di alberi, di comportamenti dovuti, che ne so, alle nutrie o a mancanza di manutenzione, per cui noi abbiamo fatto questo convegno a Mira in primavera in cui sono venuti un po' diversi luminari sull'idraulica, dell'autorità di bacino, abbiamo invitato l'ARPA anche per capire le cause, se ci sono delle evoluzioni nelle cause di questa situazione, è venuto il consorzio, sono degli professori dell'università. Mi pare che, a parte quello che hanno scritto i giornali, mi pare che l'esito ultimo fosse quello di prendere una logica di sistema, cominciare a ragionare sul sistema idraulico e fare un ragionamento molto più articolato, senza escludere niente naturalmente. E quindi, ecco questa. Allora, la preoccupazione per gli impatti la posso riassumere molto brevemente, perché probabilmente non se ne è parlato. Da un lato c'è la questione della laguna che forse non è stata considerata, no? 7 km di un nuovo canale in laguna, quando tutto il mondo adesso sta parlando del Concorda, è una cosa molto simile, assomiglia, perché insomma, è un canale, non è un canale per grandi navi, ma è un canale significativo che altera un sistema paesaggistico e ambientale che è abbastanza delicato. Poi c'è anche tutto l'aspetto dell'inquinamento, su cui ci sono delle leggi molto ferree. Io so che adesso voi avete appreso dai giornali che per una idrovora da 2500 litri al secondo, non avendo 2500 litri, quindi parliamo di 2,5 metri cubi al secondo contro i famosi 350, siamo 100 volte più piccoli, la connessione di salvaguardia, che è composta, no, composta da tutto praticamente il mondo scientifico, dai ministeri, ai comuni, a tutto, insomma, ha detto no, scusate, dobbiamo capire gli impatti che questa cosa per una idrovora. Noi siamo stati 10 giorni fa a Luva per presentare questa problematica e per la
preoccupazioni tra sindaci ecco, che si vedono quest'opera. Da un lato c'è questa... Sembra sia un problema però di documentazione questo. Sì, perché non c'era la valutazione sui contaminanti chimici e biologici, stranamente, una cosa che... Il 18 si riunisce di nuovo la commissione, come sì, saprà. In un'opera che... fate parte anche voi, se non ero, come supplente. No, ma infatti noi siamo un po' spettatori, quindi le riporto quello che abbiamo sentito. E infatti hanno deciso di acquisire i dati sulla questione dell'inquinamento che è molto... Cioè sono delle leggi che non è, non si va addirittura a dire in galera se non si rispetta mai. C'è la commissione regionale per cui è giusto rispettare. Vabbè, io direi che a questo punto abbiamo chiarito, no, se poi ci c'è sono... anche l'aspetto dell'incrocio con il nuovissimo, che è questo canale che dicevamo prima, e l'incrocio con il nuovissimo è un tema particolarmente difficile, perché ci si rende conto anche guardando un momento di piena come possa succedere che l'interruzione del nuovissimo, dovuta a quest'altro canale che ha una maggiore portata, possa essere garantita con una parità di flusso e selezioni critiche, uno sbarramento a botte sifone, penso lungo centinaia di metri. Questi sono stati i dubbi che l'amministrazione ha avuto su questa cosa. Il nuovissimo si parlava di attraversamento a raso o sbaglio? Vabbè, comunque sono cose da vedere, no, fase di progettazione definitiva questa. Comunque, se no ci parlasse di incrocio a raso, comunque più che di botte sifone. I due flussi se noi non sapevamo nemmeno, sono venuti qui degli esperti che hanno fatto delle simulazioni idrauliche al computer, no? E si è visto che questo incrocio tra questi due flussi provocava un immediato allagamento di tutta mira. Cioè, non è che hanno fatto noi, ci hanno mostrato un video, era anche in rete, infatti. È in rete, non so chi l'ha fatto penso che sono io di Paolo, va bene, direi che a questo punto abbiamo fatto una valutazione complessiva sia sulle opere tra virgolette piccole che sulla grande opera. Interventi, Lega Ambiente, CIA, volete intervenire sul tema? Prego. Prima non possiamo che unirci a quelle che sono le preoccupazioni e le richieste per quanto riguarda la manutenzione dell'esistente. Sull'idrovia invece riteniamo che molte delle cose, delle critiche che vengono mosse all'opera dall'area del Mirese e del Veneziano siano più che altro strumentali. La questione è una sola. Abbiamo una certa portata da smaltire, 1300 metri cubi da smaltire che arrivano a strada, 800 possono passare per il Brenta Cunetta, gli altri 500 o li mandiamo giù per di qua, perché questa è la via naturale del Brenta. Per questa feritoia, perché è una feritoia, non si passano 500 metri, non possono passare, quindi o li mandiamo giù qua e allaghiamo in mira o troviamo un'altra soluzione. Che bisogna ragionare con un approccio integrato, è esattamente ciò che è stato fatto, cioè l'idrovia fa parte di un approccio integrato e permette con un costo relativamente contenuto di dare il tempo di fare anche tutte le altre manutenzioni, anche perché anche se noi aumentiamo escavando gli alberi la portata degli altri corsi, non arriviamo a quei 400 metri cubi che servirebbero, e resta da dire che 400 metri cubi non sono sempre costanti, sono soltanto quella volta all'anno che serve a scaricare. L'idrovia in sé è in grado di fare una laminazione di circa 10 milioni di metri cubi, quindi i primi 10 milioni di metri cubi li invasiamo, dopo se non ci stanno più la apriamo e qualcosa andrà in laguna, ma non è un grosso problema.
oppure, anche se lo è, bisogna scegliere, è più un grosso problema 10-12 milioni di metri cubi di acqua in laguna che non alzerebbero il livello se non di qualche centimetro, oppure più un grosso problema l'entroterra che va sott'acqua ogni anno, ogni 2 anni. Perché, posso farle una domanda? Certo. Perché da Stra in giù ci sarebbe la possibilità del deflusso solamente di 800 metri cubi se fino a qua arrivano 1500? Non c'è la possibilità di continuare questo drenaggio fino a Brondolo? La possibilità andrebbe vagliata, in questo caso, ampliando quella che è la sezione del reinnalzamento, quindi allargando l'alveo. Perché? Perché un innalzamento degli argini è improponibile dato che già adesso si poggiano su degli strati di sabbia, già adesso danno problemi seri di fontanazzi. Quindi alzare significa aumentare la pressione alla base, significa fare crollare l'argine. Quindi potrebbe soltanto essere allargato. Allargato. O approfondito? No. No. Perché no? Perché si riempie continuamente. Si riempie. Perché sei sotto il livello del mare. Anche sei sotto il livello del... No, non sei sotto il livello del mare. Sì. Ci sono 8 metri di dislivello da qui a lì. Vabbè. Sì o no? No. Siamo o no sotto abbassare. Il livello del mare? Comunque no. Siamo... Così. Questa è una cosa tecnica. Domanda? Sì. Non è una domanda per te. No, non è? Beh, se ha un po' di tempo io rispondo, se ne sto portando via troppo. No, no. Allora, approfondire il reinquadramento significa modificare i rapporti delle pendenze. Quindi se io modifico il rapporto della pendenza, la portata varia. Okay. Se io ho 8 metri di dislivello, che io lo approfondisca o non lo approfondisca, sempre 8 metri sono, cioè il livello che ho dal pelo libero a Stra sul livello del mare, sempre quello è. In più, se il Mose dovesse una volta funzionare, a Mose chiuso con l'idro via scarico. Invece col Brenta Cuneta, in caso di acqua alta, mi trovo con una marea eccezionale, quindi non ho più gli 8 metri, ma ne ho di meno, e non scarico, anche se è più largo, anche se è più profondo, non scarico. Allargarlo mi darebbe qualche ora di fiato per invasarlo. Approfondirlo non mi darebbe nulla, perché non cambia le quote. Quindi andiamo per forza verso una situazione di sofferenza, per forza andiamo incontro a un'idrovia. A questo punto meglio studiare assieme come metterla, come fare per renderla anche utile e non mettere il territorio del padovano contro il territorio del veneziano e viceversa. Penso di aver portato lì anche troppo tempo. Grazie. Lega Ambiente vuole aggiungere qualcosa, poi sì. Se c'è una replica all'assessore aggiunge qualcosa, siamo qui. Insomma. Diciamo che questo credo sia il 22esimo, se non il 23esimo. 22esimo. Il 22esimo incontro che facciamo con gli amministratori locali, siamo stati sul Bacchiglione, siamo stati sul Brenta, oggi siamo sul Naviglio Brenta e credo che tutti e 22 gli incontri gli amministratori hanno denunciato fortemente mancanza di fondi per la manutenzione del argini. La cosa peraltro ci è stata anche confermata dal Genio Civile poco tempo fa, il Genio Rio ci ha detto che tra Padova e Vicenza 1000 km di argini con 5 milioni di euro non si possono manutenere. E questo è un dato oggettivo, cioè non ci sono soldi per mantenere gli argini, i soldi ci sono per fare l'orta mestre di cui nessuno aveva manifestato bisogni. Sarà probabilmente un'opportunità per qualcuno, ma certamente non per i cittadini. Quanto al rischio e
questione della sicurezza idraulica, noi crediamo invece, e su questo dissentiamo da quanto affermava l'assessore Clout, che l'idrovia sia un'opera necessaria, in quanto, come appunto diceva anche Luca Lazzaro prima, non si sa dove mettere questi 600 metri cubi più che arrivano a Padova, il nodo idraulico di Padova, e come abbiamo visto, quando arrivano, l'unico modo per deviarli è quello del Roncagliette. Deviarli nel Roncagliette, ovvero quando c'è la presenza contemporanea di piena in Brenta, in Bacchiglione, quindi quando attraverso il canale San Gregorio e il Piovero non si riesce più a drenare in Brenta, l'unica cosa che può fare Padova, a meno di allagare la zona industriale e l'intera città, a partire dal Bassanello, è quella di aprire la macchina di Volta Barosso verso Roncagliette. Il risultato è che Roncagliette, oltre i 400 metri cubi al secondo, lo sanno a chi sarsi, non può portare, succede quello che è successo nel 2010, ovvero si allaga tutta la zona, compresa tra Ponte San Nicolo e Bovoneto. Quindi, concludo rapidamente, visto che siamo già in ritardo, noi non crediamo che un'opera come l'idrovia debba essere imposta e calata dall'alto. Anzi, siamo convinti che è una cosa che deve essere discussa, partecipata democraticamente, deve essere sottoposta a vinca e non a via, quindi alla valutazione di incidenza ambientale, e deve essere discussa in modo assolutamente diffuso e partecipato con i territori. E riteniamo altrettanto fortemente che sia un'opera che serve. Grazie. Assessore, vuole aggiungere qualcosa? Chiosa finale? Diciamo che abbiamo scambiato le nostre impressioni, già questo è molto positivo. Ripeto, noi siamo disponibili a un tavolo che riguarda la manutenzione dei fiumi, ci piacerebbe aprirlo con la vostra amministrazione, perché è l'amministrazione più importante fra Padova e Venezia, quindi su questo noi siamo aperti, siamo disponibili come comitato, credo che l'ambiente su questo assolutamente sia con noi, e abbiamo anche una serie di comitati attorno. Sull'opera abbiamo visto che non ci sono accordi, però visto che da oggi in poi dobbiamo sederci attorno a un tavolo e giudicare quello che sarà il progetto, anzi dare noi l'indicazione per il progetto, voi amministrazioni in particolar modo, sarà il caso che su questo ragioniamo, insomma, in maniera molto aperta e trasparente sulle problemi, opportunità, credo. Allora, le amministrazioni, come sa, non sono degli studiosi, sono politici, sono certo. Cittadini. Le amministrazioni non hanno il compito di dare soluzioni, perché questo è un problema interdisciplinare che deve essere affrontato secondo vari aspetti. Quello che invece devono fare gli amministratori è stabilire, come si dice, i requisiti delle soluzioni, cioè i requisiti, è questo che si confondono. Spesso gli amministratori non pensano a quali sono i requisiti, no, noi l'abbiamo detto a questo convegno. Puntano a una soluzione perché qualcuno gli dice questa è la panacea di tutti i mali e non c'è probabilmente il tempo di approfondirla, non si va a fondo. Quello che deve fare le amministrazioni è stabilire i requisiti. Allora, la sicurezza idraulica è il primo requisito, ma poi ci sono tante altre questioni da tenere in considerazione, come quando si fa un progetto, non è che serve solo il tetto alla casa, ma servono anche le finestre, servono anche le fondazioni, bisogna risolvere tante cose, non una cosa sola. Allora, i requisiti non sono nemmeno stabili nel tempo, perché quello che poteva andare bene 40 anni fa era una cosa, la condizione attuale è diversa, ci sono anche forse delle nuove sensibilità dopo 50 anni, l'urbanizzazione ha avuto degli effetti che si sono toccati con mano e quindi probabilmente ci sono anche nuove condizioni, nuovi requisiti che sono quelli della salvaguardia del territorio, anche in termini di suolo agricolo, no? Perché no? Anche il suolo agricolo è diventato un valore una volta, ma ancora adesso viene usato come se fosse territorio isotropo, come se fosse deserto, si tracciano strade, non si capiscono le differenze, non si capiscono le criticità, le stratificazioni storiche, la profondità che ha un territorio, no? Non si cogliono, però c'è tutta una nuova sensibilità su questo che pone in termini nuovi la questione.
mi pone in termini assolutamente nuovi. Quello che dicevo all'inizio è anche un nuovo modello di sviluppo, non è più solo far passare acqua, non è un problema idraulico, non è solo un problema idraulico, è un problema di modello. Adesso non vorrei rialzare il livello della discussione, scusate, ma è necessario anche parlare, no, ci sono tante tante questioni. C'è anche l'uso del territorio dietro all'acqua. C'è l'acqua, l'acqua può portarsi dietro non solo la manutenzione necessaria, ma anche un necessario nuovo uso del territorio, un necessario restauro del territorio, una riscoperta di quelli che sono i grandi valori del territorio, non territorio che non vale niente, capite? Allora, nuove condizioni, ci sono anche condizioni che sono risorse, scarsità di risorse, che quando sono state pensate queste cose, a suo tempo, tante cose, il futuro sembrava illimitato, lo sviluppo sembrava illimitato, tutto era possibile, no? Si poteva tutti potevano fare tutto, ma che non è più, attraversiamo un periodo in cui il futuro non è più quello di una volta. Allora, ci sono nuove condizioni e noi dobbiamo avere una grande caparbietà nel considerare l'interdisciplinarità di queste cose. Non è solo acqua, non è solo acqua, perché la soluzione tecnocratica è il passato, la soluzione interdisciplinare è il futuro e su questo si gioca un nuovo modello di sviluppo. Sono tutte argomentazioni che io faccio, grande profondità. Sono tornato da questi problemi di distinzioni a un problema di sistema, perché bisogna avere anche un'idea di sistema. Io sarei un tecnico di mio, ma faccio un discorso così di tipo generalista, perché quello che si discute nelle stanze, che vi dicevo prima, si parla di questi modelli, si parla di dei discorsi che sono andando avanti, sono maturati in 20 anni, 25 anni di studi e che rimangono tessuto comune, ma dipende dalle pieghe che prendono le decisioni e giuste. Se posso concludere, io direi che noi tutti, noi comitati, comuni, i 22 comuni che abbiamo toccati, nutrono grande rispetto di quelle che sono le problematiche legate a questa rincorrente. Non mi pare che però lei abbia presentato le istanze di 800.000 persone che andrebbero sotto acqua, andranno sicuramente sotto acqua, se no completiamo un'opera di questo genere. Quindi mi sembra che sia anche questo da considerare. Capiti. Quando abbiamo introdotto la questione, abbiamo parlato del sistema a partire dalle cause, non dagli effetti. Dalle cause, quindi la cosa va regolata a partire da monte a valle, no? Da dove nasce, a dove arriva. Facendo tutto ciò che è necessario fino certo. In fondo, non è che si può risolvere tutto su un punto, magari a brondolo, per dire. Tutto a Caldogno. Certo. Bisogna, è un sistema non integrato, potrebbe stare anche quella roba lì, potrebbe starci anche un canale spettatore, ma bisogna partire da monte e arrivare in modo scientifico fino a valle, su tutto il bacino. Questo non c'è dubbio, insomma, sono tutti d'accordo. Bene, io direi che questo interessante e bello incontro ha avuto successo perché abbiamo discusso, abbiamo parlato, ci siamo chiariti in parte di idee, altre invece ce le siamo tenute, però direi che possiamo rivederci se l'assessore è d'accordo, se i nostri cittadini sono d'accordo. Quindi noi vi rinviamo, ci aggiorniamo a un prossimo appuntamento anche qui a Mila. Grazie. Bene.